Allora, ci siamo, benvenuti, intanto salutiamo anche il pubblico. Come state, tanto? Tutto bene? Passata una buona settimana? Dubbi, domande? Tutto chiaro? Cacchio, allora sono stato o veramente chiaro oppure un macello proprio completo. Allora, come detto, settimana scorsa serviva un po' per ripensare, okay? L'ecosistema, ripensare al framework, ripensare a un nuovo modo, tra virgolette, di vedere la cultura. L'obiettivo era incollarmi, prendermi la parte più noiosa, okay? Per poi facilitare il lavoro di chi c'è oggi. Quindi in realtà se oggi la lezione sarà molto interessante, oltre che per merito ovviamente dello speaker, perché mi sono accollato io tutte le cose più pesanti, da fase di analisi e simili. Scherzi a parte, la persona che è con noi quest'oggi, che ringrazio, è una persona che mi ha, cioè, è stata forse, come vi dicevo un po' anche l'altra volta, durante il mio percorso di studi, è stato uno degli elementi cardine, ecco, vediamola così. Avevo studiato sui suoi libri, ok, durante il mio periodo universitario, e tornare in contatto con lei, eravamo in contatto, adesso vado un attimo a memoria, Elisa, ma dal 2014 su Facebook, sono quelle cose là che uno nessuno si ricorda. Distanza di anni le chiedo di fare una chiacchierata durante un evento, cioè lei diventa iperfamosa, diventa il punto di riferimento italiano per lo storytelling a livello culturale. Facciamo una chiacchierata e portiamo avanti un bel progetto, no? A livello di podcast. In seguito ci siamo incontrati finalmente dal vivo in Sicilia e adesso quando gli ho chiesto, guarda, avrei molto piacere di averti come ospite in questo talk, in questi eventi. Mi ha dato subito la disponibilità, segnalo subito la data, andiamo subito avanti perché ci tengo. Quindi ribadisco, grazie ad Elisa, diamo il benvenuto a Elisa Bonacini. Ciao Elisa. Grazie, intanto importante con la presentazione che hai fatto. Va bene, grazie. Sento rumori di sottofondo, quindi forse ci sono dei microfoni aperti. Chiudiamo tutti, vi facciamo Sì, chiudere che non so se tutti. voi sentite in aula lì dove siete, ma Claudio, io Marco. ne sento un eco molto forte. Ok. Ok, dovrebbe andare meglio adesso? Sì, ora sì, perfetto. Ok, perfetto. Allora, Elisa, non, cioè, mi viene anche difficile a volte introdurti, dire tutto quello che hai fatto, anzi, mi sono pure perso un libro tra le altre cose, quello che stavamo parlando questa mattina. Vabbè, ma è quello meno, diciamo, celebre, quello sulla visibilità sul web del patrimonio culturale siciliano. Questo ha avuto una diffusione minore rispetto agli altri, era molto settoriale, eppure era innovativo perché aveva nel lontano 2011 i QR code di rimando ai siti web dei musei. Ecco, quindi già nel 2011, infatti, quello, no, tra le altre cose, quella è stata la base, tra virgolette, di partenza per il progetto Amuse, dei vari beacon e simili, quindi in realtà era importante anche quello. Di Elisa c'è poco da dire, è stata colei che in Italia ha portato lo storytelling, a mio parere, a livello culturale. Diamo benvenuto anche a Claudia. Tanti progetti, ha scritto numerosi articoli, abbiamo detto, 6 libri nello specifico su monografie, comunque sulla comunicazione culturale con le nuove tecnologie, il web, i social media, dal 2013 comunque ideologa e ambassador per le invasioni digitali. Tra i progetti con la sua piattaforma Easy Travel, cioè non so cosa dire ulteriormente, penso Va che bene assolutamente, va bene assolutamente così. questa parte l'ho voluta proprio perché nello specifico oggi vedremo tutta una parte legata alla strategia, una parte di comunicazione e ci tenevo comunque che fosse Elisa un po' a tracciare ecco,
queste due ore che ci prenderemo. Se siete d'accordo, io adesso darei subito là la chiacchierata. Elisa, ci prendiamo questo arco temporale, va bene per un'oretta, magari se siete un po' stanchi facciamo la pausa, magari un po' più corta rispetto all'altra volta, ok? Tanto due orette, no? Che veloce. Sì, voi interrompetemi, perché io poi non mi accorgo del timing e rischio di andare avanti per ore e ore, fino a che non soffoco. Visto che se avete domande eventualmente me le dite e dopo io le riporto se siete distanti o simili, ok? Tutto chiaro? Tutto bene? Ok. Allora, Elisa, a te, vediamo, condividi, dovresti essere, no? Qua, tac, un partecipante. Io credo di poterlo condividere già lo schermo. Intanto saluti a tutti in remoto e fisicamente. Comincio con appunto la condivisione dello schermo e avvertitemi se è tutto ok, se parte la presentazione, vediamo. Ok, dovrebbe essere visibile, confermatemi, perfetto, ok. Allora, io appunto come diceva Miki, con cui veramente sono onorata di questa amicizia e anche di essere stata inconsapevolmente all'inizio appunto in qualche modo di aver dato il mio contributo, insomma, in qualche modo alla sua formazione. E, io sono anche una molto smanettona, per cui tante cose che poi vi racconterò in realtà derivano dal fatto di volermi mettere sempre in gioco con questi temi. Io sono un'archeologa, e mi occupo di questi temi, della comunicazione con le nuove tecnologie, già da qualche anno, da oltre un decennio, proprio nell'ottica, ho cominciato, diciamo, proprio volendo capire come raccontare la cultura in un modo che fosse completamente diverso, e come rapportarsi nel mondo culturale con le nuove tecnologie sempre più all'avanguardia. Vi farò una panoramica anche di che cos'è lo storytelling, appunto, questa parola già citata da Michele, partirei inizialmente da una considerazione. Che cosa può essere considerato oggi comunicazione? Io non voglio fare un gioco tra, come si può dire, tra sostantivi, divulgazione versus disseminazione. Però in realtà il mio ragionamento e quello a cui voglio portarvi è proprio il fatto di... Saggio da centrale, attenzione per la realizzazione della connessione tra metro B e G a Colosseo. C'è un navigatore del servizio della metropolitana tra Castro Pretorio e l'Argentina Terminer alle ore 21. info.atac.rom. Mi sentite? Perché mi si è disattivato anche l'audio. Ok. Allora, dicevo, quindi questo mettere l'una contro l'altra i due sostantivi in realtà vuole essere un nuovo modo di rapportarsi da parte delle istituzioni culturali. Il divulgatore a cui siamo più abituati, ecco, è qualcuno che in qualche modo si rivolge a, se vogliamo essere, scende nello specifico proprio della parola, che si rivolge a un volgo, quindi a qualcuno che, già nominato appunto volgo in questo modo, viene rappresentato in un modo più dispregiativo. La divulgazione è in qualche modo sempre qualcosa che vede la persona che elargisce il sapere posizionata in alto su un piedistallo rispetto al volgo appunto sottostante, che riceve questo sapere ma non si sa se lo comprende, se ne fa tesoro e così via. Allora, il ruolo che oggi invece le istituzioni culturali devono avere è quello di scendere da questo piedistallo e mettersi a fianco del visitatore,
dei pubblici, perché oggi di pubblici si parla, che sono appunto vari e diversificati, cercando di fare cosa? Cercando appunto di seminare, come se si fosse veramente dei contadini, potremmo dire, spargere intorno a sé semi di cultura, cercando di comprendere se questi semi poi hanno però anche germogliato su un terreno che possa essere fertile. Prendere a braccetto quindi le persone per coinvolgerli in questa comunicazione della cultura che deve essere appunto disseminazione. Questo perché? Perché il vero valore della cultura giace proprio nella capacità di intessere delle relazioni, di trasmettere conoscenze attraverso delle connessioni che sono bidirezionali e orizzontali, non più verticali, appunto come la figura che si mette sul piedistallo a elargire con la sua conoscenza e il suo sapere. Quindi non più autocelebrativi, non più autoreferenziali, perché quell'atteggiamento è stato quello che ha tenuto a lungo lontane dai musei le persone. Perché lontane? Perché le persone si sono sentite in qualche modo respinte da una modalità di comunicazione della cultura che di comunicazione aveva ben poco, perché era una comunicazione fra intellettuali, una comunicazione elitaria. Per cui questi respingenti messi da parte appunto del sistema culturale sono stati quelli che hanno creato una grande distanza tra i pubblici e l'arte. Se oggi noi dobbiamo parlare di mondo culturale, dobbiamo ragionare anche in termini di due cose importanti: l'audience development e l'audience engagement. Noi utilizziamo moltissimi inglesismi nel nostro linguaggio perché sono appunto i termini in realtà tecnici che si usano nell'ambito della gestione dei musei, dell'economia e del marketing dei musei. Allora, lo sviluppo dell'audience, quindi del pubblico, anzi dei pubblici, e la capacità di creare engagement, cioè coinvolgimento, sono delle strategie ormai che i musei devono mettere assolutamente in campo. E allora io vi ho messo anche delle indicazioni bibliografiche, perché in realtà verso alcune cose importanti convergono diversi tipi di studiosi, studiosi appunto di management dei musei, di economia della cultura, di marketing della cultura, di comunicazione, di sociologia dei media e così via. E allora quello che viene inteso oggi importante proprio nelle strategie di audience development sono queste tre funzioni: comunicazione, educazione e marketing. Allora, educazione in qualche modo i musei l'hanno avuta da sempre all'interno della loro mission ed è l'aspetto in cui forse hanno coltivato di più un aspetto didattico dell'arte. Mentre marketing, comunicazione comincia ad entrare, per fortuna, ha cominciato ad entrare più di recente, ma finalmente è entrata. L'idea di marketing ancora, diciamo, ha lottato un pochino per essere accettata nell'ambito culturale. Questo perché a lungo si è detto che di cultura non si mangiava. E quindi parlare di economia, ricavi da parte dei musei sembrava quasi una brutta parola, quasi offensivo, mentre invece bisogna assolutamente ragionare anche da parte delle istituzioni culturali secondo delle strategie di mercato, perché i musei, le istituzioni culturali, gli operatori sul territorio turistici e culturali hanno dei competitor che sono delle altre attività o delle attività similari, e quindi per mettere in campo delle giuste strategie bisogna avere delle strategie anche appunto di marketing. E all'interno del mondo del marketing, la comunicazione è comunque uno strumento, anche quello di marketing, e ha delle
parole chiave al suo interno, che sono appunto queste. Io vi le metto in corrispondente italiano-inglese: raccontare, storytelling, coinvolgere, engagement, educare divertendo, edutainment, che è un'altra parolina magica che è entrata nel mondo museale. Perché quell'aspetto appunto dell'educazione come mission dei musei, dal lato esclusivamente didattico e un po' didascalico che ha avuto in passato il mondo appunto dei musei anche nei confronti delle scolaresche e così via, si è per fortuna sempre più adattato ad un modello un po' diverso, che è quello dell'educazione, dell'educare divertendo. Quindi edutainment è una parolina che viene dalla crasi, dall'unione appunto di educazione e entertainment, intrattenimento. Quindi questo perché? Perché negli studi relativi alla didattica si è capito che è più facile e più bello anche imparare divertendosi. E poi l'aspetto della promozione, che appunto torna ad essere in qualche modo marketing. Io vi faccio vedere questa slide rubata, tra virgolette, a questa piattaforma appunto che si chiama Easy Travel, che è una piattaforma di cui vi parlerò poi anche dopo, grazie alla quale si riescono a creare dei progetti di storytelling che comportano la creazione di vere e proprie audioguide multimediali o audio tour multimediali gratuiti. E allora, la domanda è per focalizzare il nostro discorso sullo storytelling adesso, come strumento fondamentale non solo di comunicazione, ma proprio un fil rouge fra le collezioni, le opere d'arte e appunto i pubblici diversificati, questo è il raccontare storie. Questa slide vi dice chiaramente: che cos'è un'opera d'arte senza una storia alle spalle? È semplicemente un oggetto. E allora su questo vi invito a riflettere su una cosa, il fatto che i musei, in realtà, qualunque museo praticamente, tranne forse le case museo, che sono i luoghi contenitori di un contenuto appartenente a quel luogo, ok? Quindi sono strettamente connessi contenitore e contenuto. I musei normalmente espongono che cosa? Opere d'arte, reperti, oggetti, pitture, decontestualizzati. Allora, io sono un'archeologa e quindi so bene che nei musei archeologici, nella maggior parte dei casi, ovviamente sono esposti oggetti tolti dai loro contesti, che possano essere i cimiteri, le antiche necropoli, piuttosto che gli scavi all'interno degli, dei villaggi, delle case, delle antiche domus e così via. Ma questo non riguarda soltanto il fatto che siano stati tolti dai loro contesti ed esposti all'interno di vetrine. Non riguarda solo i musei archeologici, riguarda in realtà la maggior parte delle collezioni che sono esposte nei musei. Quindi, se noi pensiamo alle collezioni, per esempio, della grande arte di pittura, dietro ci stavano i mecenati che raccoglievano appunto nelle loro grandi collezioni queste opere, che le commissionavano gli artisti dell'epoca, no? E quindi comunque non sono più parte di quella collezione, sono esposti altrove. Altrettanto le opere che facevano parte, per esempio, delle chiese vengono esposte nei musei. I musei demo-etno-antropologici, quelli che espongono gli oggetti dei mestieri, per esempio, non è che espongono gli oggetti della bottega del fabbro nella bottega del fabbro originale. Quindi anche in questo caso noi parliamo sempre di oggetti che sono stati strappati in qualche modo al loro contesto originario. E quindi lo storytelling e le tecnologie digitali in particolare possono consentire di creare di nuovo quel legame, di ricontestualizzare digitalmente anche gli oggetti rispetto ai loro contesti originari. E allora, vi faccio altri
vi do altri spunti. Un libro che vi invito a leggere, Comunicare la cultura oggi, di Andrea Maulini, è un libretto molto simpatico in cui Maulini, e stiamo parlando quindi di uno scrittore esperto di comunicazione sui social media, dice che l'efficacia dei media, degli strumenti digitali, si concretizza attraverso queste tre finalità essenziali: raccontare, e quindi torniamo allo storytelling, coinvolgere, quindi torniamo all'engagement di prima, e promuovere, torniamo alla promotion. Quindi in realtà vi sto presentando una serie appunto di spunti di vari autori che hanno un orizzonte di formazione completamente diverso, ma che convergono verso la stessa idea in un certo senso. E allora, se vi ho accennato in qualche modo già al fatto che la storia può restituire all'oggetto la sua carta d'identità in qualche modo, noi cosa intendiamo per storytelling? Intanto anche qui abbiamo un inglesismo e vi spiegherò anche perché utilizziamo un inglesismo piuttosto che il semplice racconto, raccontare, narrare. Allora, intanto possiamo definire lo storytelling una tecnica di narrazione mirata a trasmettere una precisa conoscenza e precisi ideali. E allora, se voi guardate questa immagine che c'è sotto, che cosa voglio dire con questa slide? Che in realtà noi abbiamo avuto sempre la propensione a tramandare le nostre storie, incidendole sulla pietra, poi scrivendole su papiri, piuttosto che sugli antichi codices latini, poi sui libri, grazie alla stampa di Gutenberg e così via. E ora utilizziamo i nostri dispositivi, gli e-reader, per appunto poter leggere un testo direttamente digitale, o i tablet e così via. Ma questa propensione, diciamo, alla lettura in qualche modo corrisponde anche a una propensione alla scrittura e quindi alla voglia di tramandare delle narrazioni. E questo, questa è una cosa che noi abbiamo veramente nel nostro DNA. Cioè, questo, se noi vogliamo provare a dare una data di nascita dello storytelling, possiamo dire che si colloca in un momento X della nostra preistoria, quando l'uomo forse aveva cominciato magari ad esprimersi in maniera meno gutturale di un animale, ecco, aveva cominciato a raccontare alla sua comunità le storie, che erano lo strumento per trasmettere valori, trasmettere ideali e tutto sommato anche passare un po' il tempo probabilmente. Se quindi questo lo abbiamo nel DNA, in realtà che cosa può essere considerato il racconto? Raccontare è un'arte? Assolutamente sì, e lo storytelling è l'arte di raccontare delle storie. Ha delle diciamo caratteristiche specifiche, degli scopi specifici e ha un approccio scientifico, perché storyteller, e lo vedremo, non ci si improvvisa. Non ci si improvvisa perché noi abbiamo degli scopi che sono vari a seconda dei campi in cui lo storytelling viene adottato. E allora, per esempio, lo storytelling, ben prima di essere adottato come arte di raccontare storie nell'ambito culturale, è stato adottato nell'ambito della politica, nell'ambito del marketing, quindi della vendita, raccontare storie per vendere un prodotto. In qualche modo anche noi stiamo, tra virgolette, vendendo un prodotto che è la cultura. Quindi le finalità dello storytelling culturale sono quali? Quelle della disseminazione della cultura, in primis, perché è proprio la missione dei musei e delle istituzioni culturali. E che competenze deve avere uno storyteller? Allora, storyteller non ci si improvvisa. E io ho, attraverso le letture fatte nel corso del tempo, che sono state anche le letture su cui io stessa ho ragionato dopo essermi sporcata le mani nel fare appunto sul campo storytelling,
Ebbene, uno degli altri libri che vi suggerisco, che è stata una piccola pietra miliare nel campo dello storytelling culturale, è questo volumetto edito da Edipuglia, Racconti da museo, storytelling d'autore per il Museo 4.0 di Cinzia Dalmaso, che è una giornalista culturale di cui vi invito a scoprire il sito Archeostorie, che appunto è una sorta di web magazine, una specie di giornale appunto web, in cui però l'archeologia è raccontata attraverso lo storytelling. E allora Cinzia indica queste come delle competenze fondamentali dello storyteller: conoscenza, tecnica e arte. Che è conoscenza? Perché bisogna conoscere l'argomento che si sta trattando, proprio perché lo storytelling, come vi ho detto, ha un approccio scientifico in partenza. Bisogna avere la tecnica giusta per raccontare, bisogna saperlo fare in maniera artistica. E allora, se però queste competenze narrative vanno benissimo nel campo appunto del mondo culturale, secondo me a queste competenze narrative se ne possono associare altre, per cui queste sono le competenze narrative per me primarie, fondamentali per uno storyteller culturale. A quelle però possiamo associare quelle che vengono individuate da chi? Da Andrea Fontana, che è un guru, un esperto di marketing e di storytelling nel marketing culturale, quindi nel settore soprattutto pubblicitario, eccetera. E allora Andrea Fontana individua queste competenze narrative, che per me sono secondarie rispetto a quelle precedenti, ma sono importanti altrettanto. Quindi la capacità di saper organizzare i contenuti secondo criteri di logicità, conseguenzialità, maggiore o minore verosimiglianza, è lo story architecture. Lo story writing, quindi la capacità di saper scrivere in modo narrativo, che è una competenza comunque artistica, certamente, e poi lo story visualizing, cioè la capacità di saper associare questi elementi visuali, immaginifici, di supporto al racconto. Che significa questo? Se voi leggete un libro, se voi leggete Tolkien, per esempio, Signore degli Anelli, la capacità di costruire un mondo, un paesaggio, dei personaggi, delle ambientazioni da parte di Tolkien è stata talmente tanto forte e potente che se si legge una pagina del Signore degli Anelli ci si trova immersi in questo mondo di fantasia pseudo-medievale appunto del Signore degli Anelli. Allora, la capacità di saper descrivere in maniera visuale talmente bene che chi ti va a leggere sente, vede quello che hai fatto immaginare tu. E poi fondamentale oggi è lo story media design, e cioè la capacità di individuare il miglior canale attraverso cui divulgare una narrazione. Questo perché è importante oggi per chi fa storytelling culturale? Perché i nostri strumenti sono per esempio i social media, i siti web, i blog, i video. Per riuscire a individuare appunto il giusto canale bisogna conoscere i pubblici che stanno dietro quei canali. Quindi una comunicazione che io faccio su Facebook non sarà mai corretta, riportata tale quale su TikTok. C'è un mondo in mezzo e ci sono pubblici completamente diversi. Quindi se io devo fare un'adeguata comunicazione culturale devo capire quale canale utilizzare al meglio a seconda dei pubblici che seguono quel canale. E allora se uno ci riflette, qual è lo storyteller in assoluto, il primo storyteller veramente, che possiamo veramente definire tale? Omero, o dico io, o chi per lui? Cioè qualcuno che è stato in grado, in un momento della nostra civiltà occidentale, che in realtà parte da lui o da chi per lui, che riesce a mettere in qualche modo per iscritto un racconto, uno storytelling orale che c'era stato fino a quel momento. E da quel momento in poi la sua capacità di
saper descrivere gli avvenimenti dell'Iliade come dell'Odissea è stata la base da cui sono partiti tutti gli altri a seguire, non soltanto altri autori di altri poemi, piuttosto che di altre opere, tragedie, commedie, eccetera, eccetera, quanto piuttosto tutta l'arte in tutte le sue sfaccettature. Per cui le rappresentazioni sui vasi antichi, oppure le sculture dei templi, piuttosto che pitture e così via. E quindi lui ha creato in qualche modo la base di una civiltà occidentale. E allora, se noi oggi dobbiamo appunto provare a definire lo storytelling, alla luce di quello che vi ho detto, capite bene come, partendo la nostra civiltà dal raccontare storie, quindi dall'arte del racconto, noi umani abbiamo costruito su queste storie degli ingranaggi narrativi talmente potenti da crearvi al di sopra un intero immaginario collettivo, basato su figure archetipali, cioè gli archetipi, l'eroe, il saggio, il guerriero piuttosto che il nemico, eccetera, eccetera, e sulla fantasia. E qui vi cito una frase che ha scritto uno degli autori che sono all'interno del libro di Cinzia, Aldo Di Russo. Dice: anche Achille non è mai esistito, né neppure, forse anche Omero è solo il parto di una immaginazione collettiva. Tuttavia il nostro immaginario è intriso di una memoria storica costruita su di una realtà aumentata attraverso l'immaginazione. Cioè noi abbiamo fatto la storia sulla fantasia. Abbiamo costruito storia sulla fantasia. Altro libro che vi invito a leggere. Non sono libri complicati, sono libri che vi possono veramente aprire degli orizzonti se voi pensate che le vostre prospettive possono essere quelle appunto di muovervi nell'ambito della cultura, perché non si può essere più degli archeologi tout court, come non lo sono più io da tempo, o degli storici dell'arte tout court, cioè tornare a fare quello che si faceva 50 anni fa. Non è più così. Ed è fondamentale passare attraverso appunto la comunicazione e il racconto. Gottschall, in questo libro, L'istinto di narrare come le storie ci hanno reso umani, ci definisce l'animale che racconta storie. E dice: abbiamo come specie una vera dipendenza dalle storie, siamo inzuppati di storie fino alle ossa, ed è profondamente vero. Addirittura, e non vi sembri blasfemo quello che vi sto dicendo, Gottschall dice che la finzione sacra è quella finzione che più di tutte ha veramente dominato l'umanità in tutti i suoi, in tutti i punti dell'universo, ok? Non soltanto il cristianesimo piuttosto che altro. Dice che addirittura è un'arcaica tecnologia di realtà virtuale specializzata nella simulazione di problemi umani. E allora, in questo, io ho messo un'immagine di Mosè con le tavole, vi invito a riflettere su una cosa, su cui io stessa ho riflettuto leggendo proprio le pagine di Gottschall, e cioè, se quello che Gottschall dice ha una base di verità, allora pensiamo un attimo, l'uomo ha spiegato i fenomeni celesti all'inizio, diciamo, dell'umanità, prima attraverso fenomeni della natura, diciamo, erano quasi inspiegabili, poi piano piano ha cominciato a dare delle forme umane, e allora lì sono usciti fuori gli dèi, Zeus, Era, gli eroi e così via, gli dèi dell'Olimpo in generale, che erano delle figure in cui i greci credevano con fede. Poi sono subentrati i romani, che hanno assorbito la religione greca. L'hanno assorbita, si dice, in una maniera poi sincretistica, cioè assorbendo anche altri pezzi di altre religioni perché gli conveniva, e allora prendevano un pezzo del mitraismo, un pezzo della religione egiziana e così via, e ne veniva fuori il pantheon delle divinità romane. Anche in questi, i romani, in queste divinità, i romani credevano in maniera fideistica, cioè con fede. Poi è subentrato il cristianesimo, sono subentrate anche altre religioni
che hanno spiazzato quelle religioni declassandole. La religione greca e romana è diventata mito. E allora, se tra 2000 anni, noi non lo sappiamo, subentrasse un'altra o altre religioni che possano essere considerate più credibili di quelle che ci sono oggi, probabilmente la religione cristiana, quella indù, quella di araba, sarebbero relegate a loro volta al settore del mito. Non lo sappiamo. Però in realtà, se ci pensiamo, così come ci credevano allora in maniera appunto, cioè con fede, altrettanto magari facciamo noi oggi. Ma quella oggi noi la consideriamo finzione, mito. Quindi questo, diciamo, per spiegarvi il ragionamento da cui viene questa frase che vi ho inserito. E allora, vi ho fatto queste due, diciamo, queste cose, due cose a paragone, per farvi comprendere che differenza ci sia tra storia e racconto. Quindi lo storytelling si, diciamo, affaccia di più sul versante racconto, anche se ha alla base, come dicevamo, delle competenze e una scientificità da rielaborare in ambito culturale. E allora, questa che voi vedete da questo lato è la mia bio, ok? La mia biografia scritta in una maniera, diciamo, non particolarmente coinvolgente. Quindi, dire appunto che mi sono laureata in lettere, da oltre un decennio mi occupo di analizzare le forme della comunicazione culturale, non è una descrizione particolarmente appunto emotiva. È una storia importante ma noiosa, un susseguirsi di eventi. Per raccontarla basta appunto andarsi a documentare, vedere quando, in che cosa mi sono laureata, eccetera, eccetera. Mentre invece qui, in quest'altro pezzo, io sviluppo questa bio in un racconto, dando degli elementi che dicono qualcosa di più di me che semplicemente un elenco di titoli o date, ok? Un racconto personale fatto di sfide, di attese e di risultati, per cui si trasmette forza ed emozione in un racconto di questo genere, in cui io dico mi rimetto a studiare, mi voglio dare altre possibilità lavorative. Questo successe ormai 15 anni fa. Però vedete che differenza c'è tra storia da una parte e racconto ed emozione dall'altra. Questo cosa significa? Significa che in un racconto c'è sempre la storia, ma nella storia non c'è sempre il racconto. E allora, continuiamo a vedere che differenza ci può essere tra storia e racconto. La storia sono fatti, fattualità, prodotto degli eventi. Quindi noi abbiamo cose, delle descrizioni, dei dati, degli eventi, dei tempi, una logica conseguenziale fra le cose, spazi, luoghi, informazioni. Quindi elementi che possiamo dire sono asettici, cioè non ci trasmettono nulla di emotivamente coinvolgente. Quindi la storia come si legge sui libri. Il racconto è invece l'aspetto del significato che c'è dietro, l'aspetto del processo che ha portato a quel prodotto della storia. E quindi come si sviluppa? Attraverso l'aspetto emozionale, le sensazioni, le percezioni, l'immaginazione, le memorie e i sentimenti. E allora, se noi mettiamo insieme l'aspetto della storia, quindi come competenze primarie la conoscenza, ma poi li sviluppiamo attraverso tutti quegli elementi, emozione, coinvolgimento, eccetera, e sviluppiamo dei significati, noi riusciamo ad ottenere uno storytelling. Fatti, emozioni diventano poi coinvolgimento per chi ci ascolta, per chi fruisce di questo racconto. E allora, perché torno indietro a quando vi ho detto che vi avrei spiegato perché utilizzare l'inglesismo storytelling? Perché in realtà questa parola, come dice un altro studioso, Alessandro Perissinotto, che è docente all'Università di Torino, se non sbaglio, dice che è un termine ombrello, cioè che abbraccia, che copre
la complessa galassia dei fenomeni legati alla narrazione. Perché in realtà, infatti, ho messo il disegnino dell'ombrello, lo storytelling abbraccia il processo della narrazione e il prodotto della narrazione. Quindi, ancora, racconto e storia messi insieme. Perché lo storytelling è così potente? Perché in realtà le storie muovono le coscienze, spingono all'azione, a decidere, a fare delle scelte, anche semplicemente di acquisto di un prodotto rispetto ad un altro. Se una buona pubblicità ce la racconta bene, ci fanno venire la voglia di andarci a prendere quel prodotto. E allora, noi abbiamo, oltre l'istinto nel DNA di comunicare, di raccontare, di ascoltare storie, noi abbiamo anche la voglia di emozionarci. Quindi le storie sono potenti perché provocano emozioni, brutte o belle che siano, ok? Sono quello che si aggancia alla nostra anima, che rimane nella nostra anima, che riesce a sedimentare un bel film che ci coinvolge, ci resta dentro e noi lo ricordiamo. Quindi una chiave per riuscire a coinvolgere, a fare in modo che una narrazione culturale resti dentro come un bel film, è quello di suscitare emozioni e coinvolgimento. Perché funzionano le storie? Perché noi ascoltiamo storie da quando esistiamo? Perché attraverso le storie ci vengono comunicati valori, così come abbiamo detto sin dall'inizio. E noi sappiamo, cominciamo, diciamo, la nostra avventura nella vita, piano piano, con le storie. Attraverso le storie noi comprendiamo come funziona il mondo, come funzionano le persone. E se ci pensate, noi ci nutriamo di storie tutti i santi giorni. Nel momento in cui apriamo gli occhi e cominciamo a condividere una storia sui social, a vedere le storie che hanno fatto gli altri, a vedere anche non necessariamente le storie di Facebook o di Instagram, ma a vedere i post. I post sui social sono dei piccoli pezzi di un puzzle che è la vita di ognuno di noi che stiamo mettendo online. La vita, le emozioni, e anche quando non condividiamo il nostro momento, ma condividiamo qualche cosa di qualcun altro, o mettiamo un mi piace a qualcun altro, noi comunque stiamo facendo una scelta legata ad un coinvolgimento, perché crediamo che sia giusto quella cosa che stiamo condividendo, crediamo che sia giusto mettere un mi piace a quella cosa che è stata condivisa da qualcun altro. E se ci pensate, le serie TV, i romanzi, anche le fiction che dominano oggi, ma che in realtà fanno parte della nostra quotidianità televisiva da quando esiste la televisione, nel mondo, diciamo, della radio, le trasmissioni radiofoniche tenevano incollate le persone ad ascoltare appunto le storie. Noi abbiamo una tendenza ad appassionarci alla serialità, cioè alle serie, alle storie che si sviluppano attraverso puntate, una puntata dopo l'altra. E allora, noi condividiamo, come vi dicevo, le nostre storie o quelle che ci appassionano. E le storie funzionano proprio perché la gente si appassiona alle storie. Quindi è un circolo virtuoso in cui le persone che partecipano del coinvolgimento, della condivisione, della ricondivisione, eccetera, eccetera, in realtà diventano uno strumento di marketing. Perché dovete sapere che i social oggi sono lo strumento di marketing più potente al mondo. Quello che viene definito il word of mouth 2.0, cioè il passaparola digitale. Word of mouth significa passaparola. 2.0, capite bene che l'alzamento dell'asticella grazie appunto al digitale e ai social. Quindi se noi facevamo un viaggio prima,
anni fa, ormai con i social è molto diversa la situazione, e facevamo una bellissima esperienza, mandavamo le cartoline cartacee, quando tornavamo ci appiccicavamo alla cornetta a raccontare quanto è stato bello il nostro viaggio, eccetera, eccetera, noi stavamo facendo un'azione in qualche modo di passaparola. Oggi il passaparola digitale è diventato istantaneo. Noi siamo in un posto, ci piace un sacco, facciamo il selfie, se abbiamo mangiato benissimo, a volte lasciamo la recensione mentre ancora siamo al ristorante. Quindi quello che noi facciamo è un'azione di valutazione di qualcosa da cui poi dipende la scelta di altri. Perché noi quanto ci facciamo condizionare dai feedback oppure dai diciamo dai giudizi dati dalle altre persone su TripAdvisor, su Booking e così via. Ci facciamo condizionare come? Ed è quello il passaparola appunto digitale. E allora vi faccio vedere questa cosa. Allora, pubblicità della Poang, ma al di là, aspettate che questo lo interrompiamo. Allora, che cosa ha raccontato questa pubblicità? Certamente l'oggetto da vendere, ok? La Poang. Però attraverso gli sguardi, attraverso le azioni, si capisce che c'è una storia di una famiglia, di forse un figlio e una madre che hanno perso il padre di recente, per come si incrociano gli sguardi. E il fatto di voler associare l'emozione di una storia personale, una storia familiare, favorendo la sua, tra virgolette, replicabilità, cioè il fatto di portarsela da casa di mamma nella sua nuova casa, perché lì quella storia, attraverso quella sedia senza tempo, continui. E allora si fa la pubblicità, in questo caso appunto alla sedia, però c'è tutto un aspetto di coinvolgimento che ti fa capire come alcuni oggetti possano creare dei legami emotivi. E quindi in questo caso la dimostrazione di come si cerca di dare altri significati appunto al racconto, ad una pubblicità. E allora, partendo proprio da questa pubblicità, quali sono i segreti per rendere narrabile una storia? Noi dobbiamo restituire una visione del mondo, qui c'è per esempio un quadro della famiglia, no? Capacità di costruire un immaginario, molti possono riconoscersi anche in questo tipo di vissuto, e quindi puntare sulle storie vere, connesse al reale o al vissuto è fondamentale. Dare intensità alla narrazione, trasmettere dei valori, coinvolgere, dare un ritmo alla narrazione e renderla memorabile. Quindi questi sono i segreti per rendere narrabile una storia. Esempi di successo: La Casa di Carta. Penso che, diciamo, una buona fetta di voi abbiano visto La Casa di Carta. È una di quelle cose in cui, diciamo, quella propensione alla serialità, cioè all'appassionarsi appunto alle serie, che noi possiamo avere anche nel DNA insieme al resto, ci contraddistingue. E in primis io mi ci metto, perché io riesco a stare con la palpebra a mezz'asta, ma se c'è una puntata della Casa di Carta cerco di finirmela fino in fondo. Quindi La Casa di Carta, quali
sono i suoi segreti, il successo di un successo globale. Personaggi controversi, sono cattivi, che però tutto sommato non lo sono tanto. La capacità di immedesimarsi in questi personaggi, grazie anche alla profondità emotiva e psicologica che poi tirano fuori. Colpi di scena, ce ne sono in quantità, meccanismi a sorpresa, senso di ribellione e riscatto, relazioni amorose, citazioni di film e di altre cose, e non ultima, Bella Ciao. E allora, che cosa è successo con La Casa di Carta? Che non è una produzione di Hollywood, è stata una produzione spagnola. Quindi tutto sommato anche di un mondo che dal punto di vista delle produzioni cinematografiche non ha quel peso che può avere appunto una Hollywood. Eppure, costruendo bene la storia, è venuto fuori un successo planetario. Il senso di ribellione e di riscatto di questi che alla fine sono dei banditi, dei rapinatori, ma noi stiamo dalla parte dei rapinatori, cioè noi stiamo dalla loro parte, cioè per assurdo nella storia i ruoli si sono quasi invertiti, sono diventati loro i buoni rispetto agli altri. E il fatto anche di avere puntato sulla canzone Bella Ciao ha riportato in auge questa canzone, dandole proprio questo senso di ribellione. Non so se qualcuno di voi ha fatto caso qualche settimana fa, per esempio, ad un video che hanno fatto vedere di donne russe che in Russia avevano tentato di ribellarsi contro la guerra e che sono state caricate su dei furgoncini della polizia con le grate. Queste donne, c'è il video che gira, cantano Bella Ciao. E cantano Bella Ciao perché è diventata un inno alla ribellione e al riscatto. Grazie, soprattutto, ovviamente viene fuori da una sua storia, diciamo, personale, ma La Casa di Carta l'ha riportata sicuramente in auge. E allora, se tutto questo che vi ho raccontato è comunque storytelling, è storytelling utilizzato ampiamente in ambito pubblicitario, se vogliamo scendere nel dettaglio poi dello storytelling digitale e dello storytelling digitale culturale, che cosa dobbiamo intendere noi per storytelling digitale? Intanto qualcosa che venga prodotto e fruito in digitale, quindi scritto al computer piuttosto che realizzate riprese o registrazioni audio piuttosto che documentazioni fotografiche in alta risoluzione o musica. All'interno dello storytelling, se noi dobbiamo identificare delle funzioni, io ci ho riflettuto parecchio su quali potessero essere le funzioni di uno storytelling digitale, soprattutto in ambito culturale, allora ne ho identificate 8 e sono queste. La funzione comunitaria, in cui la narrazione favorisce la costruzione di senso comunitario. La funzione referenziale, per cui la narrazione consente la trasmissione di saperi e conoscenze. La funzione empatica, per cui la narrazione suscita emozione e coinvolgimento. La funzione mnestica, da memoria, che consente la tradizione fra generazioni di memorie individuali e collettive. La funzione identitaria, perché consente la costruzione di identità. Valoriale, perché consente la trasmissione di valori, da sempre. Trampolino, questa è una definizione che è stata data da Christian Salmon, che è un grande studioso di storytelling, soprattutto in ambito politico, che dice che lo storytelling dovrebbe, perché non saremmo probabilmente oggi qui a parlare ancora di guerra se in qualche modo non avessimo saputo che quello che era successo nel passato doveva indirizzarci, diciamo, verso un presente e un futuro diversi. Funzione connettiva. Allora, la funzione connettiva è una funzione che secondo me abbraccia tutte le altre e fa da cappello, diciamo, anche questo un termine ombrello rispetto a tutte le altre funzioni, perché favorisce proprio la connessione fra le istituzioni, il patrimonio, gli individui e la collettività. E allora, vi faccio degli esempi, scendo nello specifico. Io ho individuato 14 tipologie di forme di storytelling digitale nei miei studi. E tra questi,
ce ne sono di tanti tipi, lo storytelling digitale orale, i podcast, quello scritto tipo il blog, il video storytelling, lo storytelling interattivo, anche quello dei videogiochi, piuttosto che quello immersivo realizzato con la realtà virtuale. Allora io mi voglio concentrare un attimo su questo per parlare di strategie di comunicazione. Allora, vi faccio il caso del Museo Archeologico di Palermo, il Salinas, che nel 2011 chiude per restauri. Corrisponde ad un grande museo nazionale, il Museo di Palermo. Chiude per restauri nel 2011. Nel 2013 una persona che lavorava all'interno del museo, Sandro Garrubo, mi contatta, io in quel momento ero consulente dell'assessore regionale dell'epoca. Mi contatta perché io stavo cercando di modificare, attraverso una nuova direttiva sull'uso dei social media, nei musei e nei parchi archeologici regionali, soprattutto con Facebook, avevo creato una nuova direttiva, in cui si diceva, rispetto a quella precedente, che era una specie di ostacolo piuttosto che all'apertura delle pagine, diciamo, quasi quasi faceva passare la voglia di aprirle. E allora io avevo scritto un'altra direttiva completamente diversa Sandro mi chiama dicendomi se potevo andare al Museo Salinas. 2013, arrivo e trovo questa persona che mi fa vedere che ha predisposto tutta la comunicazione sui social del museo: Facebook, Twitter, allora forse ancora non c'era, non avevamo aperto Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e YouTube. Allora, Sandro mi dice, andiamo a parlare con la direttrice, che allora era Francesca Spatafora, e proponiamo di provare a fare un esperimento, e cioè lanciare il museo sui social, Salinas, che è un museo chiuso. In realtà, quello che è stato fatto a partire dalla fine del 2013 in poi, fino a luglio del 2016, è stato quello a cui sono stati poi sottoposti gli altri musei a partire da marzo del 2020, il lockdown. Quindi, attraverso adeguate strategie sui social, il Museo Salinas è riuscito a crearsi una community virtuale perché non aveva una comunità fisica, perché non aveva pubblico, era chiuso. E quindi poi oggi, alla luce di quello che è successo con il lockdown nel 2020, ci siamo detti, il Salinas il lockdown l'ha già vissuto, perché l'ha vissuto appunto anni fa. Quando è successo il lockdown nel 2020, al Salinas hanno detto, noi lo sappiamo già fare. Mentre i musei si sono trovati improvvisamente di fronte a che cosa? A cercare di creare connessione attraverso i social con delle comunità virtuali, perché non avevano più quelle fisiche. Allora, cosa succede con il Salinas nel 2013? Intanto il museo utilizza dei primi teaser pubblicitari, delle prime locandine, che poi vengono cambiate. Lo slogan iniziale era chiusi per restauro, aperti per vocazione. Si tolse poi subito, quasi subito, la parola chiusi per, cioè l'espressione chiusi per restauro, perché si voleva eliminare totalmente l'idea della chiusura. Quindi si è lasciato aperti per vocazione, utilizzando un hashtag, le storie di tutti noi, storytelling, e dei simboli, come per esempio questa statuetta con le braccia allargate, che in qualche modo significa ti abbraccio. E allora, che strategia ha messo in campo il Salinas? Allora, strategie che abbiamo studiato poi, ed è diventato il Salinas un case study, si dice, cioè un caso studio scientifico su quello che ha realizzato il Salinas sui social. E allora, che strategia ha messo in campo Sandro? Sandro ha intanto voluto
diciamo, cercare attraverso la sua comunicazione sui social, incuriosire, attirare, coinvolgere e ispirare la gente che cominciava a seguire la pagina di Facebook oppure Twitter. Si è creato un proprio stile nella comunicazione, si è dato delle strategie, si dice, di content planning, cioè di pianificazione dei contenuti. Oggi pubblico questo, lunedì, il mercoledì pubblico quest'altro e così via. Foto attraenti, perché l'aspetto del visual è fondamentale, descrizioni accattivanti, storytelling. Utilizzando cosa? Allusioni, metafore, accostamenti al quotidiano, emoticons, quindi i simboletti, i disegnini tipici ormai appunto di WhatsApp, di Facebook, eccetera, e gli hashtags, che richiamano appunto altre conversazioni, coinvolgono altri. Vi faccio degli esempi. Allora, voi forse siete ancora giovani, non so se li ricordate. Comunque, il trio Medusa. Il trio Medusa è il nome di un famoso trio comico che diciamo andava alle Iene. Allora, il trio Medusa, lui utilizza questo gancio tipico della pubblicità per certi versi, quindi questo titolo come un gancio, per attirare a leggere la storia, che è la storia di questa metopa, questa scultura che stava sul frontone del Tempio C di Selinunte, qua in Sicilia a Trapani, e che rappresenta l'eroe greco Perseo che taglia la testa alla Gorgone Medusa alla presenza di Atena. E lui descrive appunto questa storia. Questo vaso, che rappresenta una divinità probabilmente che sta rincorrendo con intenti non sicuramente, diciamo, particolarmente, diciamo, lodevoli, una donna, rappresentato su questo bellissimo cratere a colonnette, attico, eccetera, eccetera. Come lo chiama? Lo chiama, cioè mette come titolo, Curre, curre, guagliona. Con la canzone, che era una canzone di qualche anno fa, dei 99 Posse, che era andata molto molto in auge. Oppure questo altro post, in cui gioca sui termini con il titolo, perché questo è un vasetto che viene appunto da una tomba etrusca, utilizzato nella toiletta femminile o per conservarci gioielli o per i cosmetici. Quindi potremmo dire la Trus degli antichi. Chiamandola Etrus, gioca ovviamente sul fatto che sia etrusco e che sia una Trus in qualche modo dell'epoca antica. La reazione delle persone che seguivano il museo solo sui social, perché non potevano più andarci, e fino a luglio del 2016 non si è aperto nemmeno il museo, se non poi nella parte inferiore, tuttora è aperta soltanto il piano inferiore del museo. Quando ci fu l'inaugurazione, ci sono state 2.000 persone all'inaugurazione. Vi assicuro che 2.000 persone all'inaugurazione di un museo archeologico sono una quantità indescrivibile. E la gente che seguiva i post faceva dei commenti, che noi abbiamo anche salvato, che ti davano la misura della qualità della comunicazione. C'è stato chi adesso ha detto, per esempio: caro Museo Salinas, da quando racconti queste cose non vedo l'ora di venire a trovarti, ora che sei chiuso. Peccato, detto, che non avevo questo desiderio quando eri aperto. Altro esempio di strategie di comunicazione. Léon Vivien. Allora, vi invito ad andare a cercare questa pagina su Facebook, che ha tutta una storia incredibile dietro. Siamo nel 2013 e questo è un altro case study. Francia, il museo della Grande Guerra du Pays des Maux, che si trova sulla Marna in Francia, che celebra, diciamo, la battaglia della Marna della Prima Guerra Mondiale, affida a un'agenzia pubblicitaria un progetto e dice: bene, noi dobbiamo provare a fare audience engagement, cioè coinvolgere il pubblico attraverso il social. Come possiamo fare? E allora
cosa succede? L'agenzia si inventa una persona, un soldato, anzi un professore di scuola che finisce a fare il soldato in trincea, Leon Vivienne. Crea una pagina e crea anche i profili degli amici di Leon Vivienne, ovviamente finti anche quelli, della moglie Madeleine, che interagiscono con la pagina. Leon, questa storia, posto dopo posto dopo posto, va avanti per 10 mesi e la pagina è seguita da 60.000 persone. Leon, nei suoi post, cosa racconta? La vita di trincea, i momenti con i commilitoni, piuttosto che alcuni oggetti fatti con la latta, il momento in cui arriva la cartolina da casa o il ritaglio di giornale, eccetera. E questa storia va avanti 10 mesi. A un certo punto Leon partecipa alle battaglie, eccetera. A un certo punto parte per una battaglia, dicendo che si arma della sua baionetta, però non, insomma, si sente, non si sente come le altre volte. E appunto non dice più niente. Quindi immaginate come se veramente Facebook fosse stato il diario di guerra del 1913. A quel punto tutto tace per 3 giorni. Nel frattempo sulla pagina cominciano a scrivere Madeleine, gli amici, altre persone, dateci notizie di Leon, eccetera. Fino a che non esce fuori questo post del museo sulla pagina di Leon che dice Leon è morto. E per voi, come per noi, la notizia è tragica, ne siamo consapevoli. A un certo punto, ovviamente, il museo dice, guardate che questa, ovviamente, vuole rappresentare, attraverso questa storia di Leon e di Madeleine, vuole rappresentare le tante storie dei tanti Leon e Madeleine che hanno vissuto e hanno magari anche perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale. Se voi venite a trovarci al museo, troverete appunto le storie di queste persone. Questa strategia di marketing sui social media ha comportato il 40% in più di visitatori al museo, che poi lì hanno trovato gli oggetti, i ritagli di giornale, le cartoline, gli oggetti di latta realizzati, eccetera, che Leon aveva raccontato nei suoi post. I musei oggi utilizzano tutti i modi possibili per creare coinvolgimento. Questo per esempio è un post del Louvre, che siamo appunto proprio nei giorni del lockdown, che racconta quest'opera dell'Arcimboldo, come vedete appunto con domande, con punti esclamativi, con un linguaggio, per quanto sia appunto francese, che è coinvolgente. Poi ci mette le iconcine appunto carine degli emoticons, ci mette gli hashtags, eccetera. Quest'altro, che è un museo americano, aveva coinvolto lo staff per raccontare le opere d'arte che loro trovano coinvolgenti emotivamente. Queste sono state alcune delle strategie, diciamo, messe in campo per fare storytelling da parte appunto dei musei, per esempio sui social. Ma una chiave fondamentale oggi, non so se volete fare pausa perché io posso andare avanti. Guarda, volevo solo, prima di fare un attimo 5 minuti di pausa, però fare una piccola riflessione, nel senso che ovviamente sai che quando parli poi mi segno giù appunti e quindi... due osservazioni perché penso possano tornarvi utili. Allora, calcolate che Salinas 2011, quindi stiamo parlando di... che non siamo 2022 adesso, siamo... 2011 quando è stato chiuso, poi ha cominciato queste cose sul... fine 2013, inizio 2014, ha cominciato poi sui social, esatto. Ecco, calcolate che alcune strategie che comunque loro hanno utilizzato, alle quali vorrei aggiungere anche uno, senza budget, giusto? Questo senza budget, anzi col budget di Sandro Garrubo, che ci metteva i soldi, perché non avevano nemmeno la linea telefonica. Ecco, quindi non c'era base per fare l'advertising e tutto quello che ci stava dietro. Due, il pubblico che effettivamente poi è arrivato era principalmente di Palermo, vero?
Non solo, invece Palermo era, sì, Palermo e la Sicilia erano una metà, dunque, ma ecco. Siccome aveva cominciato a fare un modo, a utilizzare un modo di raccontare l'archeologia completamente diverso, comincia ad essere seguito parecchio, ha fatto storia, diciamo poi. E l'ordine conseguenziale che è legato anche al discorso della serialità, quindi nel portarne a precisare certe cose, lo stile unico, la foto particolare, il fatto di associarsi al contemporaneo in una sorta di real time, dopo sono stati utilizzati anche da quello che forse ad oggi in Italia è il museo che più di tutti ha, proviamo un attimo così, ha rotto un po' gli equilibri, che è la fondazione a Torino, Ressandretto, giusto? Sì. E che quindi ancora oggi trovate quelle basi miliari poi sono state utilizzate e sono state portate avanti. Non solo, il fatto di associarsi al contemporaneo, associarsi a quello che sta accadendo, il concetto delle serie TV è questo. Lo stiamo vedendo in questi giorni qua. Non so se avete visto il Museo Egizio. Cosa sta facendo? Ha associato il proprio nome alla serie TV. Alla serie della Disney. La nuova serie della Disney. Se guardate nel suo profilo potete vedere non solo che c'è la visita associata, la visita per supereroi, ok? Ma la cosa interessante è che presentano poi ad ogni puntata c'è l'associazione con uno specifico oggetto che poi hanno all'interno del museo. Quindi cose che tu hai visto nella serie TV le associano a. Quindi capite che quando Elisa all'inizio parlava di effettivamente tutte le epoche, io un'altra cosa che mi sono segnato quando prima parlavi era riflettete sul fatto di come le altre religioni in futuro magari andranno a declassare quelle attuali. Non lo sapremo, chi lo sa, ecco, potrebbe succedere. Ma ci sono dall'altra parte ci sono, come giustamente anche diceva lei, ci sono determinate, secondo me, linee guida generiche che continuano ad esistere, continuano a portare avanti, che sulle quali ci si può, non dico costruire tutta la comunicazione, ma tenere d'appunto, perché anche il fatto di quello che ha parlato di Fontana, ad esempio, lui secondo me è un grandissimo da leggere per livello di copy, per come andare a costruire certi discorsi, queste che ha mostrato ad esempio prima con l'emoticon associata, adesso noi le diamo per scontate. Calcoliamo questa cosa, cioè che l'emoticon è diventato un linguaggio a tutti gli effetti, cioè a livello, adesso non voglio sparare che stronzate, ma è stato certificato come linguaggio per comunicare a tutti gli effetti, ok? Una roba tipo dell'ultimo mese, insomma, forse qualcosa di più, ok? Quindi noi diamo per scontato quella cosa, ma l'associazione per, non prendiamoci magari noi che più giovani, ma l'associazione per un'altra persona magari di una certa età, associare l'emoticon, quella frase, cioè, all'epoca non era così scontato. Nella maniera più assoluta. Per questo è stato appunto innovativo. E tra l'altro, mentre la Fondazione Alessandretto può sicuramente partire da una base che era quella tutto sommato dell'arte, del linguaggio dell'arte contemporanea. Sì. Qui parlavamo del linguaggio dell'archeologia, quindi cioè quello che teoricamente dovrebbe essere anni luce dalla contemporaneità. Invece rendere contemporanea l'archeologia è una delle sfide maggiori, è stata una delle sfide maggiori. E chiudo, così dopo magari ci facciamo 5 minuti di pausa, vi lasciamo per dopo tornare, 5 tondi, mi raccomando. Secondo me la grandissima cosa è stata quella di coinvolgere lo staff in questa cosa. Cioè ora, assolutamente. Il portare all'interno lo staff a raccontare, a sentirsi parte di questa cosa, a sentirsi parte di tutta la comunicazione, credetemi, cambia radicalmente le cose. Perché io faccio marketing, vado a scrivere determinati contenuti, ma posso parlare con la didattica che mi può aiutare a creare dei contenuti ad hoc e a raccontare le cose in un certo modo, piuttosto che con gli altri che entrano più nello specifico a livello di dettagli, non solo. Ad oggi il Museo Civico di Rovereto, ad esempio, ha una sorta di educazione parallela che quindi va ad entrare più nel dettaglio, più nello specifico. È come se dovessi una guida ulteriore, quello che diceva un po' l'altra volta. Vari tipi di pubblici, il pubblico magari che ne sa meno, il pubblico che ne sa di più, il pubblico vuole approfondire. Loro, grazie agli interventi dello staff, riescono più a entrare nel dettaglio su certe tematiche. Una cosa chiave, e poi li lasciamo. Sandro Garrubo viene dal campo della pubblicità. Sì.
Questo è stato, diciamo, anche l'elemento chiave. Ma perché dopo i pubblicitari noi siamo quelli cattivi, no? Quando in realtà di cominciare a ragionare in termini pubblicitari, cioè marketing nella cultura. Ora proseguo e diciamo, faccio anche un po' di esempi al riguardo. Intanto vi volevo presentare appunto questa piattaforma Easy Travel su cui porto avanti un processo partecipativo che mi ha consentito di realizzare, anzi ci ha consentito, perché parlo di me e di altre migliaia di persone, di realizzare un racconto corale attraverso queste audioguide multimediali su questa piattaforma, che è una piattaforma appunto gratuita e che sta contribuendo a colmare il gap, cioè proprio la mancanza di elementi di cultura digitalmente raccontata. Quello che è successo è appunto che noi abbiamo un processo in corso a partire dal maggio del 2016, per cui abbiamo creato veramente centinaia di audioguide. Questo è un esempio ed è un'audioguida realizzata da dei bambini che diventano storyteller per altri bambini, e abbiamo avuto attraverso gli audio tour, che sono delle storie geolocalizzate, la possibilità di raccontare appunto storie della nostra terra di vario genere, poiché il patrimonio di storie relative alla cultura materiale e immateriale che abbiamo è veramente appunto incredibile. E questo è un esempio di come si visualizza un itinerario sul sito web del Easy Travel, e così come si visualizza invece un itinerario sull'applicativo di Easy Travel, perché oggi una cosa fondamentale è riuscire a raccontare storie agganciate a geografie, visto che noi siamo sempre con i nostri dispositivi appunto in mano, la possibilità di conoscere le storie delle città, dei luoghi che visitiamo è fondamentale. Se poi lo fanno le persone dei luoghi, diventa ancora più potente, piuttosto che un anonimo speaker professionista che racconta con la sua bella dizione il qualcosa. Non che io ce l'abbia con gli speaker professionisti, ma se io sono catanese e racconto del patrimonio archeologico di Catania con il mio accento, lo farei comunque se portassi in giro delle persone. Quindi se noi diventiamo i promoter principali del nostro patrimonio culturale, diventiamo anche una chiave di promozione molto più vera, più sincera, più onesta del territorio. E allora vado velocemente su questo. Noi partiamo dal mondo della pubblicità da un lato e anche del giornalismo dall'altro, per seguire delle buone regole nella comunicazione. In primis, questi due giornalisti hanno dato come indicazioni queste regole: informazione corretta, scardinamento di stereotipi fasulli. Io dico per esempio che non si può più dire che le donne sicule sono tutte quelle col baffo e vestite di nero. Bisogna essere sintetici, concreti in quello che diciamo, usare un linguaggio fortemente visuale, uno stile coinvolgente, un invito al confronto fra le culture. Loro scrivevano nell'87, ben prima appunto dell'esempio delle Salinas, ma che comunque ha saputo mettere in campo questa tipologia di regole. E quali sono appunto le pratiche, le buone pratiche nella comunicazione? Esattamente quelle che vi ho detto appunto prima e che sono quelle messe in campo dal Salinas, che ha fatto una sperimentazione, ma la cui sperimentazione è assolutamente valida ancora oggi. Quale lessico utilizzare? Noi dobbiamo cercare di essere semplici, che non significa banali, fate attenzione. Parlare in modo appunto semplice, non dico parlare come si mangia, detto, in realtà è la cosa migliore per riuscire a trasferire delle informazioni. E quindi cercare di utilizzare parole familiari, evitare le parole inutili, non utilizzare soggetti impliciti, perché significa che molto spesso lasciamo alla non comprensione quello che stiamo dicendo, evitare l'uso dei sinonimi, perché se noi
traduciamo quello che scriviamo in inglese, ci potrebbero essere dei problemi, per esempio nel linguaggio in LIS, e evitare termini tecnici oppure spiegarli, evitare termini dialettali che pure sono coloriti oppure spiegarli, quindi non lasciare lì il parolone per fare bella impressione appunto sul pubblico. Oggi questo non funziona, anzi non funzionava in realtà neanche prima ed era sbagliato prima. E quindi qui io in queste slide che comunque Michele ha e quindi può lasciare tranquillamente, vi spiego nello specifico cosa intendo. Quindi piuttosto che dimora utilizziamo la parola casa, piuttosto che vessillo diciamo bandiera, se vogliamo evitare appunto le parole inutili non c'è necessità che il nostro racconto sia ridondante e pieno di avverbi appunto complicati eccetera eccetera, perché non sono necessari per chiarire un concetto. Non dobbiamo utilizzare soggetti impliciti, appunto perché soprattutto quando nel nostro racconto ci sono più figure, rischiamo di creare confusione e non si capisce il rapporto fra i personaggi del nostro racconto. Dobbiamo evitare l'uso di sinonimi, come vi dicevo nel linguaggio dei segni, questo può creare dei problemi, così come dobbiamo evitare termini tecnici. In ambito culturale significa spiegare in caso dei termini complessi, storico-artistici complessi e così via, perché non tutti hanno una preparazione storico-artistica. Già la storia dell'arte si insegna anche poco in Italia, che sarebbe la culla della storia dell'arte, figuriamoci se utilizziamo dei termini scientifici specifici nostri e li facciamo ascoltare a qualcuno che è di un'altra cultura, men che mai capirebbe. E allora, evitare termini dialettali, ma se li vogliamo utilizzare anche qui, perché sono più coloriti, anche qui li dobbiamo spiegare. E allora, anche altri elementi sono fondamentali da tenere in considerazione se noi vogliamo fare un racconto che sia cognitivamente accessibile, cioè comprensibile a tutti. Allora, dobbiamo cercare di utilizzare nelle datazioni numeriche cardinali, di specificare fasi storiche o storico-artistiche, specificare le località geografiche. Per esempio, anziché dire XIV secolo avanti Cristo, eccetera, diciamo 1300, anche perché se noi diciamo 1300 avanti Cristo e magari diciamo ovvero 3300 anni fa, questo piccolo inciso che noi mettiamo consente ad altri che appartengono ad altre culture, che hanno calendari diversi dal nostro, che non è avanti e dopo Cristo, di comprendere a quale periodo rispetto alla sua cultura noi stiamo parlando. La stessa cosa che vi dicevo, non possiamo dare per scontato che se noi usiamo delle definizioni, delle fasi della storia dell'arte, delle fasi della storia, siano comprensibili veramente a tutti. Per cui, anche in ambito archeologico, ma storico-artistico, noi dobbiamo cercare di spiegare, dobbiamo riuscire a darci il tempo della spiegazione, che è un tempo fondamentale nella comprensione di quello che diciamo. La geografia, altrettanto, non diamo per scontato che la gente sappia dove si trova una località, perché se noi ci mettiamo, io mi metto dal lato di chi con molta onestà può dirvi che se si mette se si concentra a cercare di ricordare quali sono le capitali degli Stati Uniti d'America, ve ne tiro fuori 3-4, cioè magari forse se mi concentro anche 6-7. Quindi figuriamoci paesini piuttosto che piccole realtà nelle campagne. Allora noi dobbiamo dire di che cosa stiamo parlando. A me è capitato, per esempio, di correggere una definizione che era stata data dalla scuola normale di Pisa, che abituati ad un linguaggio, diciamo, archeologico, dicevano che la popolazione degli Elimi, una popolazione della Sicilia occidentale, veniva dalla Frigia Pontica. E allora Frigia Pontica è una definizione di geografia storica che è in grado di conoscere chi ha fatto storia antica, magari all'università possibilmente, oppure comunque archeologia. E quindi basta scrivere, ovvero una regione della moderna Turchia, e io lo rendo comprensibile a tutti.
Entriamo nel dettaglio adesso, velocemente, di quello di cui mi occupo anche. Io sono la responsabile della comunicazione del Museo delle Marionette. E voi mi direte, ma tu che sei archeologa, che c'entri con le marionette, che è un museo demo-etno-antropologico? Qui ci sono marionette di internazionali che vengono da vari paesi nel mondo, inclusa una grandissima collezione di opera del Pino. Allora, lì io vi dico, è importante la conoscenza. E quindi io studio per riuscire a realizzare appunto le cose che facciamo con il museo. E allora, questo per esempio appunto era il home page del museo, che ha un suo sito web, una serie di news che di volta in volta, appena ci sono diciamo delle novità, vengono fuori, un calendario di attività. Il museo fa tantissime cose, perché non è soltanto un museo internazionale delle marionette, ma è al centro di una rete relativa alle tradizioni popolari siciliane, e all'interno di una rete mediterranea, se non quasi globale, con il resto del mondo per quello che riguarda la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari intese come patrimonio immateriale dell'umanità. Che cosa fa il museo? Il museo da sempre, per quanto vi possa sembrare strano che un museo di tradizioni popolari sia tecnologico, io vi dico che questo è uno dei musei più tecnologici che esistono in Sicilia sicuramente, ma che tutto sommato se la batte anche con altri nel resto d'Italia. Questo è un progetto che è stato restaurato digitalmente di uno strumento che noi possiamo definire oggi una web app, e che era un applicativo del 1992 presente nel museo con i computer che c'erano allora, che è stato restaurato digitalmente, ora è fruibile ancora appunto dal sito, perché era un gran bel progetto. Il museo si è lanciato tra i primi anche in Italia con i podcast, quindi ha realizzato questo tipo di progetti, che con un progetto di podcast che si chiama La Fabbrica dei Podcast, e quindi è su Spreaker e su tutti i vari le varie piattaforme appunto per il podcasting. Questo è invece un altro sito adesso collegato al museo, perché il museo è anche casa editrice, quindi esiste anche il sito della casa editrice edizioni Museo Pasqualino, che cura collane, riviste e così via. Abbiamo il museo, da questo è quello dell'anno scorso, gestisce, organizza da 46 edizioni un festival internazionale sul teatro d'immagine che è mondiale, e lo organizza appunto a Palermo, con degli spettacoli nell'arco appunto di 10 giorni che fanno arrivare compagnie da tutto il mondo. Quindi esiste poi il sito del Festival di Morgana, quindi già vi ho detto sito web del museo, sito dell'edizione del Pasqualino, sito del Festival di Morgana. Lì va alla sua biblioteca, che fa parte della biblioteca appunto del sistema bibliotecario locale, civico e regionale, ha un sito che si chiama Adotta un Pupo, per fare, si dice, crowdfunding, per raccolta appunto di fondi per riuscire a restaurare questi pupi. E che cosa facciamo? E allora, io coordino il primo in assoluto gruppo di comunicazione di un museo in Sicilia, tra i pochi, credo, dipartimenti di comunicazione che esistono in Italia. Sicuramente tra i pochi di un'associazione culturale privata che gestisce questo museo. E allora ci sono io, c'è la mia collega Martina Randazzo, che è la responsabile soprattutto per Instagram, ma aggiorna anche il sito, fa le grafiche, fa video, fa reel, eccetera, eccetera. E la detta stampa, Alessia Franco, che fa i comunicati stampa ogni settimana, e se ci sono delle novità
festival e cose particolari, appunto fa altri comunicati stampa. Ci sono poi il fotografo, il web designer, il grafico e così via. Ma lo zoccolo del gruppo comunicazione siamo appunto noi tre. Allora io vi faccio vedere qui il nostro calendario condiviso del piano di comunicazione che teniamo su Google, che condividiamo anche con ovviamente col museo, in cui sono segnate le nostre attività. Quindi ci sono, quando si parla appunto di content planning, quindi di pianificazione di contenuti, ci sono una serie di rubriche che io per esempio ho inventato da quando sono appunto la responsabile, cioè da giugno dell'anno scorso, raccontando le storie dei pupi. Poi siccome appunto c'è la casa editrice, ci sono i consigli di lettura. Poi ci sono tutta una serie di attività, perché il museo organizza tantissimi seminari, webinar online, presentazioni anche di altri libri, partecipa con le edizioni alle varie, come si dice, ai vari incontri appunto di libri in giro da Torino a scendere e così via. E allora questo è per darvi un'idea di come noi organizziamo questo tipo di contenuti. Diciamo che il lunedì io curo le storie dei pupi, così come il giovedì, mentre Martina fa i reel sui puppet, i puppets reel su Instagram. Il martedì e il venerdì c'è i consigli di lettura su Facebook e Martina fa il carosello su Instagram. Mercoledì Martina pubblica sulle edizioni del museo, le edizioni dei libri. Il venerdì esce la newsletter, tutti i venerdì alle 15. Il sabato ce la giochiamo, dipende da quello che dobbiamo raccontare. La domenica sicuramente esce il comunicato stampa per le attività da lunedì in poi e c'è sempre il post sugli spettacoli quotidiani, perché tutti i giorni, dal lunedì al sabato, al museo ci sono gli spettacoli quotidiani di opera dei pupi. Quindi noi diamo gli orari, se ci sono dei cambiamenti, se ci sono delle attività particolari. Allora, questo per esempio è uno screenshot del sistema di newsletter che noi utilizziamo, questo lo gestisco io, Sender. E vi dà una idea di quante sono appunto le persone iscritte alla newsletter, diciamo andiamo, superiamo le 10.000 e con quanta percentuale ci sono click sulle cose, purtroppo non corrispondono mai. Quando ho cominciato a gestire la newsletter, il sistema precedente, che era meno, come si può dire, coinvolgente, aveva una media di apertura tra il 9 e il 10%, mentre qui l'abbiamo sicuramente aumentata. Questo è come si presenta una newsletter del nostro museo, in cui c'è un primo assunto delle cose che si fanno e poi di volta in volta delle schermate in cui raccontiamo cosa fare. Rimandiamo a video che si aprono automaticamente, per saperne di più, piuttosto che gli altri bottoni sono tutti interattivi e così via. Questo è invece la pagina di Facebook che gestisco appunto io da questo punto di vista e attraverso la quale noi diamo una serie di informazioni. Se per esempio abbiamo vinto, siamo stati tra i 7 vincitori del bando di Wikimedia Italia e quindi diamo una notizia di questo genere con gli hashtag, taggando chi dobbiamo taggare, con breaking news, eccetera, eccetera. Questo per esempio è un consiglio per la lettura. E allora il mio consiglio per la lettura, per esempio, è un consiglio che prende la sinossi, cioè la descrizione del libro, e la rielabora in una chiave più narrativa, più coinvolgente. Quindi questa era la storia di uno scambio epistolare di lettere. E allora io dico: prendi un sindaco illuminato, già proprietario di Solfare, affiancagli un giovane studioso di etnologia siciliana, a questi ingredienti si aggiunga amicizia e curiosità di sapere. E ci metto l'icona del cuoco, per esempio, ok? Poi c'è le storie dei pupi. Questa rubrica nasce appunto a giugno del 2021, subito all'inizio, e io mi sono messa a studiare e ho cominciato a fare periodicamente, appunto due volte a settimana, queste storie. Sono andata avanti per una prima serie per 26 puntate, ok?
26 puntate, che erano appunto tip organizzate in questo modo, con l'hashtag Storie dei Pupi e il numero, il titolo. E diciamo mi ricollegavo alle storie precedenti e così via, e i commenti delle persone è trovo commovente la sopravvivenza di queste forme epiche, eccetera, eccetera. Quest'altro bellissimo argomento, complimenti, in cui si parla di quale lingua si utilizzi negli spettacoli appunto dei pupi, eccetera, eccetera. Che cosa poi mi sono inventata per fare audience engagement? Dopo aver pubblicato queste 26 storie, che erano all'interno di un album, sono all'interno di un album del museo, mi sono detta, non le posso lasciare all'interno dell'album di Facebook, inventiamoci qualcosa. E allora mi sono inventata questa call for voices, che ho chiamato Storytellers for Puppets, e ho detto, come vedete qui, volete partecipare, volete prestare la vostra voce, visto che avete apprezzato tanto le storie dei pupi, per fare un'audioguida su Easy Travel con le vostre voci. Quindi si parlava di dare dei copioni, queste 26 storie, a queste 26 persone che si potevano candidare. E davo le istruzioni, cosa dovete fare, eccetera, eccetera. Non abbiamo bisogno di speaker professionisti, non vi preoccupate, perché a noi interessa il cuore con cui avete realizzato queste cose. E allora succede il finimondo. Succede che nell'arco di niente, io ho dato una settimana di tempo, nell'arco di niente cominciano tutti a dirmi ah, bellissimo, mi cambio, ah, bellissimo, aderisco, ah, bellissimo, sono disponibile, sono appassionata, eccetera, eccetera. Mi rispondono in 120. Che cosa faccio? Prendo le persone, qui ci sono i nomi perché sono comunque pubbliche, le persone sono pubbliche poi anche nell'audioguida, e divido quelle storie in pezzetti, facendone dei piccoli copioncini. Le invio e mi faccio dare l'audio di ogni pezzo. Per cui ognuno di loro aveva il suo pezzetto di audio che io ho montato, mettendo come sottofondo poi la musica del pianino, che è uno strumento tradizionale che si utilizzava per fare appunto le musiche, in sottofondo, che mi serviva a garantirmi di annullare la differenza fra le voci narranti. Esce allora, questo è dall'interno, dal pannello di controllo della piattaforma di Easy Travel, comincio a creare appunto queste storie con le voci narranti delle persone. E voi, se volete ascoltarla, la trovate su Easy Travel, oppure potete anche fotografare, se volete, questo QR code mentre ne stiamo parlando, e potete ascoltare le storie raccontate dai follower del museo, gli Storyteller for Puppets, ed è in assoluto l'audioguida più partecipata al mondo, perché credo che nessun museo possa vantare 120 voci diverse a raccontare le collezioni. C'erano anche persone che venivano dall'Argentina, che 4 persone che, anche se potevano leggere questi testi con qualche diciamo sbavatura, con qualche errore, io comunque me li sono presi ugualmente, perché era in ogni caso una forma di engagement importante, di coinvolgimento importante anche di pubblici non scontati, ok? E questo appunto è come si presenta poi l'audioguida sotto. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo poi, una volta chiuso il progetto, io ho detto ricordate la nostra call for voices, ebbene avete risposto in 120 dall'Argentina, e a tutti voi, i nostri eccezionali Storytellers for Puppets, abbiamo affidato un pezzo di storia, il frutto di un racconto partecipato da parte di ben 120 amici del museo e della tradizione dell'opera dei pupi. Partecipiamo insieme di un vero primato. Vi condividiamo la vostra audioguida, e qui i commenti che cominciano ad arrivare con le persone che hanno cominciato a condividere poi questa audioguida dicendo c'è anche la mia voce, provate, andatevi a sentire la scheda numero 13, quella intitolata Barba, Baffi e compagnia. E questo è una ripresa di questa
di questa rubrica che abbiamo invece cominciato da qualche settimana, utilizzando che cosa in questo caso? I singoli protagonisti, mentre noi lì raccontavamo l'opera dei pupi come tradizione, le sue caratteristiche, la scrittura, la musica, eccetera, eccetera, qui ci siamo concentrati sulle storie dei personaggi, sfruttando le immagini del sito Adotta un pupo. Quindi presentiamo i vari personaggi e l'entusiasmo di chi ci legge è appunto di quelli che dicono ancora ti prego spiega anche gli altri paladini, no, avevo appena iniziato. Questo appena finiremo, io ce li ho calendarizzati in programma fino ad agosto, mano a mano li scriviamo eccetera, e c'è anche chi li sta revisionando, che è il professor Alessandro Napoli della famiglia della marinettistica dei Fratelli Napoli, che mi dà una mano, perché a volte io stessa dico aspetta, io studio però non vorrei sbagliare. Quindi cosa succede poi? Abbiamo Instagram, gestito appunto dalla collega Martina Randazzo, che ha riorganizzato completamente appunto il profilo, organizzando varie sezioni, e lei è passata da una visualizzazione come quella che vedete a sinistra ad una visualizzazione completamente diversa, in cui sono evidenti video, reel, post, con la bio che è presente all'interno appunto qui sotto, con un tap link, con tutti i link che rimandano alle varie attività appunto del museo. E queste sono delle descrizioni che Martina ha dato appunto sulla tipologia di strategie che lei ha adottato su Instagram in particolare, puntando sicuramente moltissimo soprattutto sui reel, e cercando di coinvolgere il più possibile le persone, anche perché Instagram funziona in maniera completamente diversa da Facebook, e quindi anche il linguaggio che Martina usa, molto visuale, riadattando i contenuti di Facebook, quindi le storie che posso avere creato io, lei punta a tutta una serie appunto di strategie, soprattutto per darsi dei vantaggi, come nell'utilizzo qui dei reels, quindi cercare di raggiungere maggiormente la comunità, darsi maggiore visibilità, eccetera, eccetera. E lei dice: io ho introdotto i reel proprio per favorire forme di engagement con il pubblico attraverso contenuti che siano educativi, filmati che soddisfino la curiosità degli utenti e utilizzando le caption che sono semplici, innovative e originali, e lanciando degli hashtag anche lei specifici, che sono per esempio i Puppets Reels. E questa è una visualizzazione di come si presentano i post adesso, con le storie di pupi che lei riadatta attraverso una visualizzazione di contenuti grafici, su cui ci sono poi i contenuti testuali del racconto. Qui i reel, per esempio, che sono sicuramente uno degli strumenti di coinvolgimento maggiori in assoluto. Questo è un esempio dei nostri reel. Uno è stato realizzato per la festa della donna, in cui lei ha giocato sulla sovrapposizione, questa è la mia metà di faccia, la sovrapposizione tra le nostre facce, siamo moltissime donne che lavorano al museo, e le marionette appunto del museo. Il giorno di San Valentino ha giocato sulla storia fra i due pupi, Orlando e Angelica, che fanno parte della tradizione appunto dell'Orlando Furioso, eccetera, eccetera, utilizzando il Bam Bam Twist, e io che so farmi rovinare da te, appunto, nota, canzone, così come tutta una serie di altri reel sui personaggi. Realizza lei dei video che poi appunto rilancia qui. Poi abbiamo il profilo di Easy Travel, da cui il museo ha già realizzato già nel 2016 la prima audioguida, che oggi è anche spagnolo, grazie a una ragazza tirocinante di origini spagnole, Ana Uccello, che lavora appunto, sta lavorando con me, dell'Università di Catania, che mi ha tradotto e spiegherato in spagnolo l'audioguida, la prima audioguida, la guida degli Storyteller for Puppets, l'audiolibro
di un libro che ha scritto appunto Alessia Franco, la nostra giornalista, che è anche scrittrice per bambini, che abbiamo trasformato in un audiolibro su Easy Travel e abbiamo regalato per Natale. E questo appunto è l'audioguida del museo. Qua c'è l'audiolibro. Questo è invece il YouTube, che ha cominciato, è stato aperto abbastanza tardi dal museo. Io sono arrivata l'anno scorso che c'erano 220 iscritti, ad oggi ce n'è 375 o qualcosa del genere, e lo utilizziamo per tutte le attività che il museo fa anche con lo streaming, e quindi spettacoli di pupi, piuttosto che seminari, piuttosto che altre cose, oppure la partecipazione ad eventi, come per esempio Mi illumino di me. Twitter è qualcosa, diciamo, di più complicato in questo momento, perché in realtà è stato a lungo abbastanza fermo, quindi noi abbiamo cercato di riprenderlo, ora per esempio parteciperemo alla Museum Week per movimentarlo sicuramente di più. Anche qui, questo lo gestisce Martina sempre, si cerca di movimentare appunto maggiormente il profilo. Riprendendo tutto quello che vi ho detto, capite bene come le funzioni che vi ho descritto sono assolutamente, veramente fondamentali oggi per creare tutto questo: comunità, trasmissione di saperi, di valori, di memorie, eccetera, eccetera. E allora, alla luce dei miei studi, dei miei ragionamenti, fatti anche alla luce di quello che accadeva con il lockdown, io ho pensato di proporre un nuovo modello di museo, con la semplice sostituzione di qualche lettera, passando da collezione a connessione, ok? Secondo me oggi il museo deve essere un museo di connessione, un museo che però non è legato solo a una connessione digitale, è una connessione a 360 gradi. Vi leggo come lo definisco: connessione fisica, emotiva, cognitiva, culturale e digitale fra l'istituzione e la sua gente, che va intesa come individuo e come comunità, che è veicolata per mezzo delle storie, che sono il fil rouge di connessione, il filo rosso che connette, il contenuto sostanziale, il mezzo di espressione di saperi, conoscenze, identità, memoria, valori, quindi queste sono le storie, e per mezzo delle infrastrutture digitali, che sono il veicolo del contenuto, sono il mezzo e non il fine. Quindi attraverso cui le storie possono viaggiare, diffondersi, distribuirsi al di là delle barriere fisiche e geografiche. E solo così noi possiamo mettere in pratica quello che è stabilito dalla Convenzione di Faro, e cioè la possibilità di essere delle comunità patrimoniali che si fanno carico del proprio patrimonio per tutelarlo, valorizzarlo, comunicarlo, promuoverlo e diciamo trasmetterlo alle generazioni future. Così noi possiamo creare delle connessioni fra materiale e immateriale, visibile e invisibile, accessibile e inaccessibile, scienza e conoscenza da un lato, memoria e narrazione dall'altro. Quindi il cambio di passo sta in realtà appunto in questa trasformazione totale del museo, che può diventare un museo di connessione o di narrazione connessa, se noi continuiamo a considerare lo storytelling come questo strumento facilitatore della connessione, che deve avere sicuramente la forte componente scientifica di partenza, ma la forte componente emozionale e cognitiva per riuscire a trasmettere attraverso il mezzo delle tecnologie il sapere, la conoscenza, l'informazione culturale che oggi appunto si deve trasmettere in questo modo. Questo è il libro appunto sui musei, le forme dello storytelling digitale, in cui ho analizzato le 14 forme che vi dicevo. E con questo abbiamo forse anche gli ultimi minuti, interrompo la condivisione, per gli ultimi ragionamenti. Spero di non avervi fatto una capa tanta, come si dice dalle nostre parti, e di in qualche modo avervi ispirato un po', di avervi dato un po' qualche suggerimento anche alla luce delle pratiche che mettiamo in campo dalle nostre parti. Beh, Elisa, intanto grazie, sto arrivando i complimenti anche sotto. Allora, qualcuno ha delle domande, intanto?
Sì, no, forse dovete masticare. Approfittatene. Approfittate, no, io ne ho. Quello non avevo dubbi. Allora, una è, farai prima il discorso del tasso di apertura della newsletter. Calcolate questo, che lasciamo stare se la newsletter è iper costruita bene, il pubblico costruito bene, quello che volete, però se siamo dei tassi di apertura del 30% siete dei fenomeni. Okay. Oh, sì. Okay. Ma io quando già vedo 16% mi emoziono. Il 30% vuol dire essere fenomeni, ok? Quindi quella percentuale lì che arriva... 30% state regalando qualcosa, questo è poco sì, ma sicuro. Sì. No, ma è il nostro compito da marketing. No, come avete fatto per aumentare, ecco, il tasso di apertura delle newsletter? È cambiato l'oggetto, è cambiato il copy? È cambiato lo stile okay. della newsletter. Completamente, è diventato più, intanto diciamo come si presenta, abbiamo cambiato strumento perché prima si utilizzava un'altra piattaforma che in questo momento non ricordo, siamo passati su questo sender che comunque ci consente di pubblicare, di mandare tantissime mail a costi tutto sommato accessibili. E io cerco sempre di parlare, di non replicare mai l'articolo sul sito, di presentare quello che diciamo in maniera sempre più coinvolgente, eccetera, anche, tra virgolette, riusando dei contenuti. Per cui, per esempio, erano stati fatti in passato, l'anno scorso, dei video su alcuni pupi che erano stati utilizzati quando c'era il lockdown, per raccontare appunto le collezioni, però non erano state molto promosse. Quindi io ho aperto una rubrica Puppets Videos nella newsletter, l'ho fatta anche su Facebook, in cui richiamavo appunto questi video. Nel momento in cui tu colleghi i video, per esempio i video si aprono quando tu apri la newsletter. E quindi è una forma di engagement in qualche modo che passivamente possono anche subire, però tutto sommato il riscontro devo dire che c'è stato. Poi farli cliccare è ancora più complicato perché la percentuale dei click è veramente difficile. Diciamo, ci vuole un po' di lavoro su questo. Io provo un attimo anche a fare un attimo sintesi su due cose che secondo me sono molto importanti su questa seconda parte di cui lei ha parlato. È partita col processo di partecipazione e con quel spiegare. Penso che questa sia un po' la base di partenza, tra virgolette, poi nel pensare al contenuto che poi verrà portato fuori. Il mondo del podcast, quindi all'interno del piano editoriale, all'interno della strategia che vogliamo andare ad adottare, ad oggi se dovessi andare a investire un qualcosa, forse il podcast, lo strumento, tra virgolette, podcast e newsletter sono le due grandi cose sulle quali costruirei tanto io. Quella adotta un pupo, ok? Va molto viene molto utilizzata. Questo, tra l'altro, è un progetto, una piattaforma vecchiotta, nel senso che è stata fatta qualche anno fa e io la sto rilanciando in questo modo. La cosa interessante è che parte, penso che se viene utilizzata molte volte anche in altri campi, ce l'adotta un filare molte volte per quanto riguarda il vino, è un metodo perfetto per la fidelizzazione del cliente, ecco, se dovessimo trovare il perché fare una cosa del genere. Il fatto dell'engagement che abbiamo visto, che è molto facile, cioè molto facile, tra virgolette, siete stati bravi, secondo me, a coinvolgere comunque tutta una popolazione su un tema molto di nicchia, comunque, nel senso che comunque certo. Non è un... Ma io poi mi sono accorto che non era nemmeno tanto di nicchia. Ecco, e paradossalmente si arriva a capire che non è più un qualcosa di nicchia. Cioè, è quello che l'altra volta, non mi ricordo se ne avevamo parlato, in merito al Museo di Cagliari, che nel lockdown aveva ritirato fuori certe collezioni e è andato a dialogare molto con il pubblico, ecco. E poi, vabbè, l'ultima parte, quando ha parlato e l'ha ripetuto, il concetto di comunitaria, funzione, l'empatica, l'etica, l'identitaria, tutte queste cose qua, come da tenere bene in mente nell'ideazione, ecco, dello strumento. Sì, sì. Quindi, grazie, Elisa. Grazie a voi per avermi seguito in questa lunga carrellata. Perché tu non li hai visti
alcuni sono dovuti scappare, comunque sono qua, ok? Così almeno li hai davanti. Ciao a tutti! E ti ringrazio, condividerò le tue slide. E sì, sarà possibile rivedere la replica, vista registrazione, sì, sarà possibile, abbiamo scritto in privato, quindi sì. Grazie, okay. Buon lavoro, intanto. Grazie a tutti, ciao. Ciao ragazzi e buona avventura in questo campo.